Mi piacerebbe dedicare ogni tanto un video che racconti un pochino l'arte di un grande musicista, di un grande pianista, per esempio. Volevo approfittare questa volta per parlare di un musicista che ha segnato la mia adolescenza, nel senso che il suo è stato il primo disco che ho ascoltato in assoluto. Questo disco era l'Imperatore, il quinto concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven. Ho ascoltato centinaia di volte perché era l'unico che possedevo a quei tempi, insomma, in una fonovaligia, erano gli anni, primi anni 60, e lo ascoltavo studiando, insomma, e ogni volta mi emozionava sempre di più questo disco. E allora Emil Gils, e volevo approfittare per parlare di lui, di un articolo che ho trovato su Repubblica del 1985, anno della scomparsa di Gils, a firma di Michelangelo Zurletti, un grande musicologo, insomma, che c'entra bene l'arte di Gils. E allora magari cominciamo a conoscere questo pianista e quindi a farci venire la voglia di ascoltare le sue interpretazioni, che sono grandi interpretazioni, anche poi per servirci come modello, come confronto per analizzare anche le interpretazioni dei pianisti più recenti, dei giovani pianisti, dei giovani concertisti, spesso grandi virtuosi, ma che a volte mancano di quella profondità, di quello scavare nel testo che avevano musicisti dello spessore di Gils o di Gilles, come si dice, non lo so bene. E veniamo a quanto scrive Zurletti in occasione della morte di Gilles su Repubblica. Il pianista sovietico Emil Gilles, lui dice, è morto a Mosca nell'età di 69 anni. Era uno dei migliori interpreti dei classici russi. È deceduto a causa di una crisi cardiaca. Dal 1935, allievo del conservatorio della sua città natale, Gilles si era iscritto 3 anni più tardi ai corsi del Conservatorio della Capitale, di cui sarebbe diventato nel 1952 uno degli insegnanti di maggior spicco. La sua prima esibizione risale al 1929. Era membro del Partito Comunista dal 1942. Di lui, la grande enciclopedia dell'URSS diceva: «L'arte di Emil Gilles, uno dei più grandi pianisti contemporanei, è caratterizzata dall'emozione, dall'audacia, da un virtuosismo eccezionale, dalla libertà ritmica, dall'originalità e dalla freschezza dell'interpretazione». Il piacere di ascoltare Emil Gilles era di quelli destinati a crescere col tempo. Ogni volta che ritornava sui nostri palcoscenici risultava più raffinato e consapevole, merito di un'autodisciplina ferrea naturalmente, ma anche di una cultura assimilata nel tempo e progressivamente raffinata, nettamente insolita in chi sceglie la professione di per sé stante del concertista. Due elementi, no? L'autodisciplina ferrea e la cultura, oltre che le doti innate, insomma, no? Che fanno di un musicista un grande interprete, un grande. Non esiste il talento naturale se non è corroborato, se non è rinforzato da una ferrea autodisciplina e anche da una cultura, insomma, la curiosità, l'interesse per tutto quello che il mondo all'esterno di lui anche produce, elabora, insomma, no? E che viene e che deve essere in qualche modo assimilato per poter fare ed esercitare questa professione di per sé straniante, dice Zurletti, del concertista. La tranquilla carriera di Gilles, aliena da affermazioni clamorose, che pure ci sono state ma mai accolte come momenti definitivi, e qua c'è un po' una differenza con il concertismo attuale, no? Che punta tutto sul vincere il concorso, sull'affermazione clamorosa, insomma, no? Era di quelle che contribuiscono a mutare il segno dell'interpretazione pianistica. I grandi pianisti sanno fare questo, sanno creare un segno nuovo, sanno dare un
una svolta, una tappa sul mondo dell'interpretazione. Sanno proporre delle novità che tengono, che sono interessanti, creative, che si sviluppano col tempo. Nato a Odessa nel 1916, di Odessa era anche un altro grande musicista, David Oistrakh, aveva cominciato a studiare pianoforte a 5 anni e a 13 debuttava con un programma degno di un concertista consumato. Al Conservatorio di Odessa aveva iniziato uno studio regolare e lo aveva proseguito a Mosca, incappando, e fu la sua maggior fortuna, in un insegnante straordinario come Heinrich Neuhaus. Era suo compagno in quella classe, Sviatoslav Richter. Ora, di Neuhaus esiste un libro sulla didattica pianistica, un libro abbastanza interessante, libro che, se non ricordo male, si intitola L'arte del pianoforte, per dire di due esiti diversi ma magnifici di quella scuola. Schnabel, Rachmaninoff e Gieseking sono maestri storici, diceva, e certo, dei tre, almeno due gli sono stati modelli importanti, Schnabel e Gieseking. Dei due, Gilles apprese e approfondì la culturale adesione alle problematiche interpretative di alcuni classici, Beethoven, Sonate, l'Imperatore, Mozart, Concerto dell'Incoronazione, Chopin, Schumann e l'ultimo Brahms. In questi raggiunse una concentrazione espressiva e un'unitarietà espositiva tali da aggiungere alla vasta serie di visitazioni di quegli autori una nuova grandissima proposta di lettura. L'esito era forse senza troppe lusinghe per gli appassionati dei salti mortali senza rete, insomma, per quelli che amavano il virtuosismo di per se stesso, per quanto fosse un grandissimo virtuoso, e fin dai giovani anni, come dimostrano la toccata di Schumann e la rapsodia ungherese numero 9 di Liszt. Gilles dimostrava col suo Chopin, il suo Schumann, il suo Brahms, che anche il linguaggio musicale romantico ha, prima di ogni altra, ragioni strettamente compositive. Anziché dare valore agli orpelli decorativi, si interessava ai processi formali e soltanto dopo dava di rilievo anche agli orpelli, quindi prima l'essenza e poi anche quello che viene intorno. Così, presentando una sonata classica, non puntava ai momenti decorativi e dimostrativi, cadenze, volute, volantine, passaggi di ottave, accrocchi di doppie terze, doppie seste, insomma elementi di virtuosità, ma ai momenti aggregativi del materiale. In ciò era pianista moderno, anche se non sempre i suoi programmi potevano farlo pensare, soprattutto per la persistente presenza di pagine superate. Andava più al repertorio classico, insomma. Descriveva l'edificio sonoro, come è fatto, su che cosa si regge, e che cosa regge, come si innalza, come si arricchisce, come si increspa di luce e ombre, come si articola in volumi. Rivelava spesso linee interne e le evidenziava insistentemente perché tutti capissero che si trattava di linee armonicamente importanti e che non dall'usura di altre linee più esornative, ma proprio dalla maturazione di quelle dipendeva la conclusione dei singoli momenti o la non conclusione. E analoga ricerca portava sulla timbrica. I suoi esiti furono subito apprezzati in patria, grazie a importanti esecuzioni di autori localmente molto amati come Prokofiev, Glazunov, Meditner. Ma divenne famoso in seguito a un ciclo di concerti moscoviti in cui presentò l'itinerario storico della sonata, da Carl Philipp Emanuel Bach a Haydn, a Clementi, a Beethoven, e via via fino a Shostakovich e Prokofiev. I premi vinti di conseguenza sono molti, ma non li ricorderemo perché sono quelli di un qualunque pianista di classe. Per un concertista come Gilles, i premi contano poco, come contava poco la carriera discografica. Ma siamo in un altro mondo, capito? Un mondo finito ormai 30 anni fa, e passa. Paragonabile sotto questo aspetto ad Arturo Benedetti Michelangeli e a Sergio Celi di Bache. Gilles rifiutava le richieste degli editori, contentandosi di lasciarsi riprendere dai microfoni in concerti pubblici. Negli ultimi anni aveva ripreso un repertorio frequentato da giovane e poi abbandonato.
lo Chopin delle Polacche e della Sonata in Si minore, e apparve subito evidente che l'approccio era molto diverso. Qualcuno gli chiese come potesse, a distanza di non molti anni, mutare così vistosamente l'asse interpretativo. Nei miei anni giovanili, disse, ero affascinato dalla componente virtuosistica dell'esecuzione. Ecco, succede ancora, c'è chi è, soprattutto da giovane, no? Affascinato dalla velocità, dal fare tante note, dal dimostrare, insomma, dell'interprete di essere bravo. Poi questa cosa magari col tempo è destinata a passare, a lasciare il posto ad altro, per alcuni rimane. Poi invece, dice Gilles, mi interessai soprattutto all'aspetto contenutistico, insomma, a scavare nella musica. Misi la musica in relazione con altre arti, mi interessai di pittura e di poesia. Importante, no? Di avere un aspetto globale, di capire che poi i linguaggi sono comuni, quello della musica, della poesia, della pittura, insomma, hanno sempre qualcosa che li unisce, il linguaggio, la lingua, anche se fatta con strumenti diversi. Ora, studio della musica, soprattutto la componente polifonica, il modo delle varie linee di sovrapporsi, insomma, no? E di creare armonie. Dipende anche da questo il senso di pienezza, di intelligente esplorazione che si ricava dalle sue esecuzioni. Far capire tutte le linee, le voci interne che si muovono al di là della melodia e del basso. Non amava fare dichiarazioni, preferiva suonare e comunicare coi suoni. Chi scrive non gli cavò in occasione della morte di David Oistrakh che poche e distratte meditazioni sulla grande lezione del suo amico e collega, altro grandissimo violinista, musicista, David Oistrakh. Fu quindi spesso ingenuo. Ogni compositore ha una biografia e una geografia, dichiarò una volta. In URSS Rachmaninoff è importante, in Italia molto meno. Se io suono Medtner a Mosca, il pubblico è in delirio. Se lo suono in Francia si annoia. Fauré è grande in Francia, ma nel resto del mondo è poco eseguito. È difficile far apprezzare Chopin in Germania. D'altra parte, se suono Reger a Mosca vado incontro all'insuccesso. Tuttavia c'è un'eccezione. E lui la vede in Prokofiev. Lo suono dovunque e dovunque appare fresco e apprezzato. Ma se ricordiamo queste ingenue parole è per smentirle di fronte alle esecuzioni di Gilles. Poteva suonare Debussy in Francia e Chopin in Polonia, Beethoven in Germania e Scarlatti in Italia, ossia nelle aree geografiche più pericolose, ma la forza di persuasione era intatta. Concludendo un capitolo dedicato ai gioielli di Neuhaus e segnatamente a Gilles, Pietro Rattalino, nel suo Da Clementi a Pollini, 200 anni di grandi pianisti, scrive: Gilles è comunque un artista che, come Arthur Rubinstein, potrebbe toccare dopo i 70 anni la pienezza della sua lunga maturità. E a noi, che abbiamo sempre ammirato la sua discrezione, la sua perentorietà, la sua misura, la sua civiltà, resta il dispiacere di non poter assistere a quella ulteriore maturazione. È come se ci lasciasse insoddisfatti, insomma, che avrebbe potuto fare di più ancora in vecchiaia. Ma ci accontentiamo di quello che ci ha dato in 50 anni di vita musicale e quella forza di certezza, di necessità esecutiva. L'abbiamo vista in altri tre o quattro grandi pianisti, anche se non sempre all'altezza di Gilles. L'articolo è di Michelangelo Zurletti ed è comparso su Repubblica nell'85 in occasione della scomparsa di Emil Gilles.